Giacomo Ricci, queste prime giornate hanno certificato quella che è la qualità e possiamo dire anche le ambizioni del Parma. Sì, abbiamo iniziato molto bene e cerchiamo di continuare così anche perché il nostro obiettivo è quello di vincere il campionato e spero anche da parte mia di continuare come ho iniziato. Ecco, come giudichi l'impatto con la Serie B, D che tu avevi già assaggiato anche l'anno scorso per una parte con l'Alto Vicentino? Calata naturalmente nella mentalità di una città come Parma. Quest'anno sicuramente è molto più difficile che il campionato che ho fatto l'anno scorso con l'Alto Vicentino perché quando le squadre vengono ad affrontarci giocano alla morte, però siamo un'ottima squadra e cercheremo di continuare così come abbiamo iniziato. I veterani del gruppo dicono che questa è una grande opportunità per voi giovani per mettervi in mostra e per insomma, cominciare a pensare anche di poter arrivare ad altri livelli. Ne interpreti così anche tu? Sì, sono d'accordo perché non è da tutti i giorni trovarsi in una città come Parma con dei tifosi come ci sono qui a Parma e che ti danno tutto questo calore ogni domenica, che sono lì, che ti sostengono dal primo all'ultimo minuto. Quindi è molto bello trovare una squadra così in Serie D. Domenica scorsa avete dimostrato una anche grande facilità nell'arrivare al gol, compensando anche magari quello che era stata la domenica precedente col Mezzolara, dove infatti eravate rimasti a secco. Ecco, questo incide anche sempre nel discorso del trovare un avversario che magari si apre, si scopre, gioca, vi affronta a viso aperto e quindi vi facilita in qualche modo. Sì, noi troviamo un po' di difficoltà quando andiamo a giocare in trasferta perché troviamo campi difficili con avversari che ci aspettano tutti dietro la linea della palla, quindi troviamo più facilità quando troviamo squadre come l'Alto Vicentino o la Correggese domenica che ci hanno affrontato a viso aperto. Giocare al fianco di Cacioli e Lucarelli c'è solo da imparare per un ragazzo. Certo, sì, hanno molta esperienza e ti possono aiutare sempre. Al di là dell'esperienza ho fatto un calcolo, al di là, cioè oltre a Zomme, a Scaccioli, Lucarelli e Giorgino che hanno giocato tutte e 6 le partite completamente, tu sei dopo di loro il giocatore che più minuti ha giocato, cioè solo 30 minuti in meno. Non solo sei l'under che ha giocato di più, ma in generale sei proprio uno di quelli che te l'aspettavi all'inizio della stagione o? Ma no, non me l'aspettavo perché comunque essendo qui a Parma ci sono tanti, cioè la rosa è ampia, come abbiamo visto, e quindi pensavo sì, di fare le mie partite, però no, arrivare a questo punto. Da questo punto di vista magari ti ha aiutato il fatto di poter giocare anche nei tre davanti, quindi essere un'opzione in più per Apolloni. Se dovessi scegliere dove giocheresti, davanti o dietro? Allora. A me piace più attaccare, l'ho sempre detto, però il mio ruolo, io sono nato come terzino, quindi dico terzino, senza nessun problema. Guglielmo? Il Forlì sta bruciando le tappe, no? Sta recuperando un po' di partite, vi sta comunque soffiando sul collo. È il Forlì l'avversario principale oppure avete in mente, non so, avete stilato una tabella dove state cancellando man mano Alto Vicentino, non so. No, no, noi giochiamo ogni partita come se fosse l'ultima, cercando di portare a casa sempre 3 punti perché è il nostro obiettivo. E niente, noi cerchiamo di continuare così, senza stare a guardare le altre squadre che viene la domenica a giocare contro di noi. Per noi sono tutte uguali, senza nessuna differenza. Senti, domenica chi para? Chi va in porta? Perché c'è questa specie di dibattito su Zoma se è andato via, questi sono così. Io penso che chiunque giochi dei 3 portieri che ci sono a disposizione per il mister non ci siano problemi, sono tutti e 3 pronti. Normale che la fiducia per ora ce l'ha Zommer, però anche gli altri 2 portieri, Sciotti e Cotticelli, non sono da meno. Ma anche voi vi sentite più sicuri con lui in porta oppure è un fatto, stiamo facendo solo del dibattito che non serve poi? Secondo me hanno solo bisogno di un po' di fiducia, solo qui. I ragazzi, Sì, i ragazzi riferisco. che Cotticelli e Ciotti che per ora non hanno avuto l'opportunità di giocare in campionato. Quindi voi vi fidate lo stesso, chi c'è, voi fate la Sì, vostra partita, quindi certo, sì. non c'è nessun problema. Come sta Fall? Cioè, è pronto? Lo vedi Fall, pronto? io lo vedo pronto, è un ragazzo molto bravo e aspettiamo che risolva il problema con i documenti e poi sarà a disposizione anche lui del mister.
si parla sempre di, ti faccio l'ultima domanda da parte mia. Si parla sempre di Baraj, sai, ha fatto tre gol splendidi, quindi è salito un attimo alla ribalta, però anche tu stai dimostrando di avere una grandissima qualità. Come dicevi prima, Nicolò ti aveva chiesto dove preferisci giocare, tu giochi, secondo me giochi benissimo in entrambe le posizioni. Se dovesse arrivare un'offerta l'anno prossimo, oppure, perché sai che i grandi giocatori sono destinati a solcare i grandi palcoscenici. Ma io ora come ora sono impegnato qui al 100%, penso soltanto a fare bene con la maglia del Parma. Poi vedremo quello che succede, non si sa mai nel calcio. Non dico a novembre o dicembre, perché sì, anche l'anno prossimo. Non lo so, io col Parma un anno solo, quindi poi vedremo con i direttori. Perfetto. Sei riscoperto un giocatore completo qui a Parma, oppure hai giocato anche in zona offensiva precedentemente? Ho fatto già 2 anni fa con Livorno in primavera, ho fatto già l'attaccante esterno, come mi ha già messo il mister contro l'Alto Vicentino e Fortis Juventus, e anche domenica, e mi trovo bene perché comunque ce la faccio quasi sempre a saltare l'uomo, posso essere d'aiuto anche in avanti.